Se passa il tempo, ragazzi, mi sembrava ieri che ho cominciato a vendere, a importare, a distribuire metal detector in tutta Italia, ma anche in tutta Europa. Addirittura ne spedevo anche qualcuno con oltre all'Europa. Ed era nel 2002-2003 che presi la distribuzione della Garrett Metal Detector, e ora si festeggiano i 60 anni dalla nascita della Garrett. Charles Garrett, che era un progettista, un avionico, e aveva portato la sua tecnologia, la sua esperienza nell'elettronica dei metal detector, e progettò il suo primo metal detector che si chiamava Lanter. E allora, dopo tanto tempo, quasi un anno, progetta, riprogetta, modifica, migliora, fallo ancora più sensibile, fallo ancora più potente, una sera sua moglie gli disse: o butta nel mercato, immetti nel mercato quel metal detector, oppure buttalo nella spazzatura. Cosa fece? Lo immise nel mercato e ebbe subito un gran successo, perché la Garrett, da quando è nata, ha sempre avuto la condizione di fare metal detector buoni, affidabili, da un prezzo buono, buon prezzo, apprezzabile, abbordabile per tutti quanti i cercatori. Dopo, facendo una linea completa dai base entry level ai medium level ai professionali di alta gamma, e la Garrett è arrivata in pochi anni a uno dei primi produttori mondiali di metal detector, per essere per tanti anni il primo produttore mondiale di metal detector, e fino ad oggi ha ancora ottimi strumenti, prezzo, qualità, potenza, come l'ACE 250, la nuova serie 300i, 400i, prezzi buoni, affidabili, metal detector made in USA, di ottima qualità, prestazioni buone, e un prezzo, un buon prezzo, che naturalmente lo trovate al sito metaldetector24.com e al sito www.garrettitaliana.com. Trovate proprio i metal detector relativi alla Garrett, quelli odierni, ma trovate anche quelli del passato. Se andate a vedere il sito www.metaldetector24.com per i modelli nuovi aggiornati, e garrettitaliana.com, ci sono ancora dei modelli, quella delle penultime serie. E mi ricordo ancora che, come presi la distribuzione della Garrett e la presentai a tutti quanti i rivenditori, negozianti di elettronica italiana, ebbi un grande successone. Oltre che vendevo già da tempo, da qualche anno prima, dal 98, i metal detector cinesi che avevano dei prezzacci e li vendevo in tutta Europa, quando i miei clienti europei videro che avevo anche la Garrett, anche lì, non ti dico, le richieste che arrivavano tutti i giorni di questi metal detector Garrett. E mi ricordo che Telles, quando mandavo un'ordinazione, praticamente la mandavo ogni 10-15 giorni, e dice: ma come, te li abbiamo appena spediti questo fine settimana qui, e ne vuoi già altri 4 barelle, altri 4 bancali? Tenete presente che un bancale era composto da 4 scatoloni di metal detector Garrett, o Euro ACE 350 o ACE 250, e nell'ACE 250 ci stanno 7, 14, 21 metal detector ACE 250, mentre negli scatoloni dell'Euro ACE 350 ce ne stavano 6 e 6, 12, mi sembra.
un lavoro della Madonna. Per questo che anche io ringrazio la Garrett Metal Detector per aver fatto questi meravigliosi strumentini per tutta quanta la popolazione dei cercatori di Metal Detector, dei ricercatori. E adesso, come Garrett, un altro bellissimo Metal Detector molto avanzato, il multifrequenza simultanea Garrett Apex, che oltretutto è anche un gioiellino che è leggerissimo da utilizzare, con la multifrequenza simultanea è stabilissimo in tutto il terreno, non gli scappa un colpo, ragazzi. E allora anche questo lo trovate a prezzo buono al sito metaldetector24.com. Poi, visto che siamo nella celebrazione dei 60 anni di attività di Garrett, vediamo di fare un prezzo un pelino più scontato. Contattatemi. E allora, evviva Garrett Metal Detector, col quale abbiamo fatto tantissimi affari insieme e anche ora se ne fanno ancora tanti, perché la Garrett è ancora una delle marche primarie mondiali del settore Metal Detector. E vediamo cosa è nel paniere, nella progettazione degli ingegneri Garrett, che studiano anche la notte per fare i migliori metal detector più avanzati, alleggeriti, più moderni, con nuove tecnologie, in un mercato molto competitivo. Vediamo che cosa arriverà quest'anno. Di nuovo saluto tutti quanti. Se vi interessano dei metal detector Garrett o i garrettini AC250 a 190 euro, o gli Euro ACE o gli AC300i a 270 euro, e poi magari vi regalo anche la spedizione, via, oggi mi rovino perché siamo tutti di festa con sessantenario della Garrett Metal Detector. Mi ricordo ancora che quando entrai nella distribuzione e che presi la Garrett, ad allora, e in pochi ve lo ricorderete, ad allora nel mercato, verso gli anni 2000, entrò nel mercato un super metal detector, il GTI 2000. Prima di quello c'era la serie CX, del quale io, ancora prima di aprire bottega, comprai un CX1, un CX normale, e poi c'era il CX2 che aveva le manopole e la lancetta, e il CX3. E pensate che già negli anni 2000 il CX3 aveva la sintesi vocale ed erano già fatti in tecnologia SMD, i microcomponenti elettronici, per dire quanto la Garrett è stata sempre sulla cresta dell'onda dell'elettronica, con strumentazioni sempre avanzate, sempre più moderne. Hai capito? Tecnologia SMD. E ad allora questo Garrett Grand Master Hunter CX3 aveva la sintesi vocale, cioè quando facevi delle regolazioni ti parlava e ti diceva cosa regolavi, e lo potevi anche impostare, che quando segnavi per terra un oggetto lui ti diceva la tipologia dell'oggetto via audio. Aveva tantissime di quelle regolazioni, e del resto si è visto anche il successore, il GT2000, GT2005, addirittura con la possibilità di mettere anche i padelloni da profondità, così solo con un metal detector avevi sia per la ricerca di oggetti medio piccoli e sia per la ricerca di grandi massi ad elevate profondità, grazie ai due padelloni, uno trasmittente e l'altro ricevente, che vedete nei video del canale Metal Detector 24.com e il canale che guardate, Metal Detector Italia, auto d'epoca ed elettronica, questo qui che state vedendo. Guardate che ci sono oltre 1500 video, dei quali tantissimo sono parlanti riguardo ai Garrett Metal Detector. E allora, cosa mi viene ancora in mente? Sì, mi viene ancora in mente che mi ricordo ancora che, a forza di vendere dei metal detector in Europa a quegli anni là, perché me li chiedevano un po' tutti, perché io ho sempre fatto i prezzi bassi
mi sono inserito nel mercato dando ottime marche, ottime di ottima qualità ed affidabili, sempre a prezzo basso. Allora facevo dei prezzi buoni, che per me erano prezzi normali, e allora vendendoli un po' in tutta Europa, un bel giorno, un po' alla volta, gli altri distributori europei dissero: ma qui la Garrett è in America o è in Italia che ridistribuisce i metal detector in tutta Europa? Allora dopo mi dissero dall'America: guarda, ne stai vendendo un po' troppi agli altri rivenditori in Europa, cerca di venderli solo in Italia. Ho detto: va bene, comandi, obbedisco. Ciao a tutti!